Si parla di coefficiente familiare, va bene, sia che si traduca nella detassazione in proporzione al numero dei figli, sia che si traduca in aiuti diretti alle famiglie, sia che possa avverarsi, come io auspico, in uno stipendio per le madri casalinghe, perché sono gli economisti stessi che ci indicano che quell'attività si traduce in un arricchimento materiale per la società ed è giusto quindi che le madri che scelgano di fare le madri, di occuparsi della propria famiglia, possano farlo come scelta e nel momento in cui lo fanno non debbano essere sanzionate perché viene meno una fonte importante di reddito della famiglia. Se noi non investiamo nella cultura della vita e nel ripopolamento, tutto il resto non ha senso. Il problema vero non sono i soldi e non è il lavoro. Lo ha detto in una intervista Giuseppe Stigliano, pubblicata sul Sole 24 Ore di domenica, un'intera pagina dedicata alla realtà di Lavello. Rispondendo ad una domanda sul perché le royalties del petrolio non siano state in grado di generare occupazione e di lanciare le infrastrutture in Basilicata, Giuseppe Stigliano ha detto molto chiaramente: il problema non sono i soldi, ma è la cultura politica. Quello che manca di soldi in Basilicata, ce ne sono stati tanti, forse troppi, comunque sono stati utilizzati solo il 30% dei fondi comunitari. Quello che manca è una cultura politica che consenta di tradurre questi soldi nel bene comune e nell'interesse generale. Ecco perché noi dobbiamo investire sui giovani, sulla natalità, sulla famiglia naturale, sul bene comune, sull'interesse generale, perché poi il resto è conseguente a questa scelta. Non ha senso continuare a parlare di lavoro quando manca la cultura del bene, quando i ragazzi se ne vanno non solo perché mancano delle prospettive concrete di lavoro, e qui bisogna chiamare pesantemente in causa il sistema educativo. È necessario che sia strettamente collegato con la realtà del mondo del lavoro. Non bisogna continuare a ingannare i nostri figli facendoli fare dei percorsi di istruzione che metterà nelle loro mani dei pezzi di carta che non valgono niente. È necessario, ovviamente è un discorso che riguarda il governo nazionale, ma anche a livello regionale si deve fare, si può fare tutto ciò che serve a orientare i nostri figli affinché ciò che studiano corrisponda ad una prospettiva di lavoro qui a casa loro. Questo è fondamentale nel discorso della cultura della vita e del ripopolamento della Basilicata. Io vi ringrazio di cuore per avermi dato l'opportunità di indicarvi, anche se sommariamente, quella che è una mia proposta politica che si fonda innanzitutto sulla nostra capacità di riscatto interiore per acquisire dei valori, per essere certi di una nostra identità che ci renda depositari di dignità e di libertà. Vorrei dire a tutti quanti che la democrazia ci offre una straordinaria opportunità di essere pienamente noi stessi a casa nostra, ed è il voto. Noi possiamo giustamente denunciare le tante cose che non vanno bene, e ce ne sono fin troppe, ma dobbiamo essere consapevoli che noi siamo comunque corresponsabili di tutto ciò, perché
coloro che ci governano sono stati eletti da noi. Noi non ci possiamo sottrarre a questa corresponsabilità. Con il voto noi li abbiamo eletti, con il voto noi possiamo cambiare sia la nostra storia personale, la nostra storia familiare, quella dei nostri figli, sia la storia di questa bellissima terra, la Basilicata. Quindi io invito innanzitutto tutti ad andare a votare. Guai a non andare a votare sulla scia di un atteggiamento di rassegnazione, di pessimismo, perché noi comunque la politica la subiamo. Quindi è necessario andare a votare per essere protagonisti delle nostre scelte, e bisogna votare giustamente ciò che consideriamo essere corrispondente ai nostri valori, ai nostri ideali, alle nostre aspettative. Dico che oggi c'è un'alternativa rispetto allo schieramento che tradizionalmente ha governato questa regione e che ha creato un muro di immobilismo, dove ad oggi, votando destra e sinistra, sostanzialmente non si cambia la realtà di un regime consociativo. Oggi esiste un'alternativa. Io chiedo con grande onestà, con grande correttezza, di riflettere, di prendere atto di questa novità a partire dai contenuti della proposta politica, dalle persone che incarnano questa proposta politica, l'investimento che è stato fatto in primo luogo nei confronti dei giovani, ma anche di imprenditori, di liberi professionisti, di cittadini comuni, di precari che abbiamo voluto mettere nella lista, e scegliere liberamente, nella consapevolezza che il voto è l'arma straordinaria che la democrazia ci dona per essere pienamente noi stessi a casa nostra. Quindi il mio sogno è che ciascuno di voi possa il 29 marzo, nel giorno in cui verranno resi noti i risultati delle elezioni, possa dire: oggi sono una persona libera, capace di camminare a testa alta con la schiena dritta e capace d'ora in poi di far sì che ciò che mi sento dentro e che posso esprimere liberamente corrisponda ai valori in cui credo, e d'ora in poi si tradurrà nei fatti che concretamente realizzerò. Grazie. Chiunque voglia fare delle domande all'onorevole, abbiamo un microfono, un Dardone, chiunque.